carnevale di Fano, pur non organizzando la sfilata estiva dei carri, non salta l'appuntamento d'agosto. Per due giornate, il 18 e il 19 agosto, infatti sarà presente sul lungomare di Sassonia per festeggiare un anniversario molto importante, quello dei 100 anni della musica rabita. L'evento, dal nome Un secolo di note colorate, vedrà la presenza del San Costanzo Show e del carro allegorico Pop Art. Ci sarà quindi tanta musica e tanta vivacità, grazie all'esibizione della storica banda e le performance di diversi DJ, grazie anche alla collaborazione delle associazioni Umanesimo Artificiale, Carnage Collective e House Off. Giorno 18 dalle ore 21 ci sarà questo evento per il centenario della Carnevalesca, quindi ci sarà un palco dedicato alle persone che suoneranno all'interno della musica rabita. Il 18 faremo una nostra serata tipica con i nostri DJ. Il DJ che abbiamo chiamato è un ragazzo argentino che però abita a Milano, e successivamente ci sarà il nostro DJ fanese Diego Bato, e niente, faremo una solita nostra serata con il nostro pubblico di giovani e giovanissimi per appunto riavvicinarli a quelle che sono le tematiche di Porto Futuro, dell'antecarnevalesca e degli eventi cittadini a cui teniamo, vogliamo portare un ringiovanimento in tal senso. La giornata del 19 agosto sarà organizzata in tal maniera: ci sarà un carro dell'ente carnevalesca, il carro Pop Art, dei DJ fanesi della mia associazione e anche dei DJ di Senigallia, e saremo affiancati a dei DJ bolognesi. L'evento sarà totalmente gratuito e si svilupperà di fronte ai murales nella zona porto di Fano, e inizierà alle ore 18 e terminerà in tarda notte. Due giorni di grande festa, ma la particolarità è che il 19 i tesserati dell'ente carnevalesca avranno un privé tutto speciale, potranno salire sul carro della musica rabita per godersi la serata. Ricordo anche che invece il 17 ci sarà una visita guidata ai cantieri del carnevale, quindi con il Voulon che racconterà insieme ad una guida la storia e ci farà vedere i carri da dentro. Quindi ci vediamo per il weekend di Ferragosto.